Qual è la suddivisione del cioccolato italiano? Qualcheduno pensa che il cioccolato al latte sia quello più venduto. Non è così, perché circa il 50% è il fondente. Poi c'è il latte, poi c'è le nocciole, il gianduia e poi il cioccolato bianco. Il cioccolato bianco nel passato c'è stata tanta discussione se era da considerare cioccolato oppure no. Poi il legislatore ha detto cioccolato bianco. Dove chi lo mangia, ma direi che soprattutto ai bambini perché è molto molto dolce. Vi dicevo la suddivisione del valore aggiunto. Questo è uno studio che ha fatto una banca olandese che ovviamente è sopra le parti, non è perfettamente aggiornato, ma non credo che sia cambiato molto. D'altra parte studi così non, più recenti non ne ho trovati. Vedete che se voi pagate 100 il consumatore, se voi siete il consumatore finale, l'ultima, la bottom line a destra in fondo, no, se avete speso 100, vedete che al povero contadino che produce il cacao ha 3,3%, ha 3, se avete speso 100 euro ne ha 3,3%. Poi c'è delle spese di marketing, tutti questi paesi, i paesi hanno delle associazioni più o meno statali che fanno un'operazione di vendita del loro coso. Quindi loro già si prendono 3 volte quello che danno al contadino. Poi ci sono i trasporti, poi ci sono, come vedete, anche le tasse e ovviamente di questo 100, vedete che 22 va all'industria e poi c'è il trade. Questo vale per tantissimi prodotti che si prende il 26%, cioè i supermercati e la logistica connessa ai supermercati si prendono il 26% del valore. Nel cioccolato noi stiamo avvertendo una concentrazione, ma non solo nel cioccolato, anche in altre, direi che sono l'eccezione quelle che non si stanno concentrando. Vedete che 5 paesi fanno il 75% del cacao. Poi il commercio è legato a dei mediatori, dei dealers. Ovviamente i più grossi sono a New York e a Londra. Ecco, 5 uffici, perché i mediatori sono degli uffici con dentro delle persone che parlano con i diversi clienti. 5 trattano l'80% del mercato. 5 aziende producono il 70% della produzione mondiale dei semilavorati, che poi vedremo la pasta di cacao, il burro di cacao e così via. 5 produttori di cioccolato finito producono l'80% della produzione mondiale. Ecco, i principali produttori, li ho scritti con di fianco ovviamente i principali marchi. Quando parliamo di Mondelez, che ha comprato la Swiss Chard, ha comprato diverse aziende, l'ultima è stata Cadbury in Inghilterra, ecco, vedete che marchi c'ha. C'ha il marchio Swiss Chard, c'ha il Toblerone, c'ha Milka, c'ha il Dairy Milk, Mars la conoscete bene, Ferrero la conoscete bene, quella che magari non conoscerete un po' meno è la Hershey, che è un grosso gruppo che ha voluto venire in Italia diverse volte, è venuto dopo qualche anno, non ha capito bene il mercato italiano, ha speso un mucchio di soldi, ha avuto delle grosse perdite ed è scappato via. E quindi magari non lo conoscete come nome qua in Italia. Un punto che vorrei sottolineare è la certificazione del cacao. Sono nate dei sistemi di certificazione per cercare di supplire a quello che avete visto prima. No, se voi pagate 100 euro al contadino ne vanno 3,3. Quindi è palese che c'è una non corretta redistribuzione del reddito. E quindi ovviamente le multinazionali sono state accusate di ovviamente strozzare questi poveri produttori. E quindi sono nate queste certificazioni per dare che cosa? Per dare trasparenza e definire bene le responsabilità in tutta la filiera. Questo
queste tre certificazioni sono simili, anche se non sono uguali, però hanno come scopo essenziale, no, di fissare bene gli standard ed aiutare gli agricoltori a migliorare le loro pratiche agricole, perché facilmente si può raddoppiare la produzione semplicemente con certe varietà. E quindi è chiaro che se voi producete 100 e l'anno dopo producete 200, i vostri introiti ovviamente sono raddoppiati. Quindi si può fare molto, e quindi uno degli scopi, poi vedremo che proprio del denaro e della certificazione, va alla formazione degli agricoltori. Comunque diciamo che tutto questo, essendo una certificazione sottoposta a audit, cioè a controlli da parte dei proprietari di queste certificazioni, in maniera tale che si cerchi di dire al consumatore finale: guarda che noi non strozziamo il collo a questi poveri contadini, ma cerchiamo di aiutarli per migliorare le loro condizioni. Scusate. I sistemi principali di certificazione del cacao sono questi tre qui. Uno è il Fair Trade, che tutti voi penso conosciate, tutti avrete comprato qualche prodotto Fair Trade, mi auguro, no? Fair Trade tratta dalle banane a 100 altri prodotti, no? Cosa ci serve? Serve per, ovviamente, come scopo principale loro è di combattere la povertà e quindi cercare di dargli una posizione più elevata nella loro vita quotidiana. Poi c'è l'UTZ, che pure, diciamo, il primo forse è un po' più, tra virgolette, caritatevole, spingono molto sul piccolo produttore. L'UTZ invece dice: io devo creare un mondo dove l'agricoltura si deve autosostenere. Quindi non è indirizzata solo al piccolo, ma anche a gruppi, associazioni di agricoltori. Poi l'ultimo c'è il rainforest, vedete che c'è una rana. Loro spingono, sostengono nella biodiversità, nel senso che non si può togliere le foreste, bruciare le foreste e piantare il cacao, perché così facendo ovviamente abbiamo una perdita secca di qualcosa che ci dà un beneficio. Quindi loro sono molto attenti alle pratiche del terreno che si possono fare e non si devono fare. Comunque tutto è codificato e registrato. Queste tre società di certificazioni cosa dicono? Dicono che i costi, perché le società che vogliono mettere questo timbro sui loro prodotti, dopo vedremo chi sono, devono pagare. E questi soldi vanno per il 37% come aiuti precisi, certificati ai contadini. Il 36% è l'aiuto alle organizzazioni, perché i contadini sono sempre organizzati in gruppi, quindi questi gruppi devono investire nelle infrastrutture, no? Poi vedremo come il cacao deve essere fatto fermentare, quindi questa fermentazione è fatta con le associazioni di agricoltori, quindi un altro terzo va a quelli. E poi abbiamo un 20% esclusivamente per i corsi di formazione agli agricoltori e poi un 7% per l'organizzazione generale. Ecco, qui vedete questi tre marchi e sotto dei marchi commerciali dei prodotti finiti che le hanno adottate, quindi il Magnum, diciamo Unilever e tutti i gelati e il cioccolato Côte d'Or, perché c'è sia gelato che cioccolato, ha scelto Rainforest, Mars ha scelto UTZ, Cadbury ha scelto Fairtrade. Quindi diciamo che il cacao perché è diverso? È diverso perché la zona di coltivazione, magari un po' anche la varietà piantata, dà dei semi di qualità diverse, che hanno dei valori commerciali diversi, che si comprano, come ho detto, alla borsa merci di Londra e di New York, magari attraverso un trader. Prima vi avevo fatto vedere il pod, la specie di melone,
No? Quando viene lasciato fermentare, quel bianco scompare e rimangono questi semi che una volta venivano tutti portati da noi, oggi in parte vengono ancora portati, diciamo Ferrero, anche Linda Varese lavora solo a questi semi qui, altri invece importano già il semilavorato, cioè questo cacao già lavorato. Quando voi comprate a livello internazionale questa tot tonnellate, magari una nave intera di cacao, è chiaro che ci deve essere un rapporto chiaro, perché diversamente magari non dico che scompano per terra tutto quello che c'è, ma mi può arrivare del prodotto non a standard. Quindi sono stati fissati degli standard a livello internazionale. Quindi l'aroma. Se voi l'assaggiate non deve sapere di fumo, perché? Perché in quei paesi tropicali di giorno fa caldo, ma di notte fa freddo, quindi può capitare che in mezzo alla piantagione di cacao qualcheduno per scaldarsi accenda il fuoco. Questo è deleterio, perché il fumo, l'odore di fumo finisce nel burro di cacao del seme e vi arriva questo sapore. Quindi questo chiaramente è un difetto. L'acido da cosa nasce? Nasce se viene lasciato fermentare tanto e così via. Poi, ovviamente, la purezza. Non possiamo trovare dentro i manici di ombrella, no, pezzi di zoccoli, di scarpe e così via, ma purtroppo questo spesso capita. E poi l'uniformità, questo è un altro problema grossissimo. Io ho lavorato in Perù e spesso arrivava il contadino e diceva: vi voglio vendere del cacao, bravo. Fammi vedere, mi faceva vedere, va bene, ti do 8 soldi. Quanto ne hai? Questo qua. Ecco, cioè ci sono piccoli produttori che vi portano il sacco, no? O due sacchi, quindi voi capite che a livello industriale è molto difficile trovare poi dei prodotti molto, molto uniformi. Rendimento, vedremo poi dopo, durante la lavorazione, che ci sono dei semi molto piccoli. Questi semi piccoli danno molto meno burro di cacao. Il burro di cacao è l'elemento del cacao che ha più valore, quindi è chiaro che se vi danno poco burro di cacao il rendimento è inferiore e io ovviamente cerco di pagarlo meno. E poi ovviamente ci sono delle composizioni chimiche e fisiche. Però questi sono degli standard. È chiaro che quando vi arriva una nave che non è secondo gli standard prestabiliti, è sempre difficile ovviamente intavolare una causa per ovviamente avere una riduzione di costo. Ci sono dell'arbitraggio a livello internazionale e così via, comunque è molto complicato. La fava può essere maturata giusto o poco maturata. Se la prendono presto, perché vogliono produrre tanto e quindi la tagliano, cosa avviene? Che il nostro seme c'è poco grasso e quindi vi ho detto vi rende meno. Se troppo matura, tende a irrigidire, a germinare se c'è tanta acqua o a fermentare e quindi si forma tutta una serie di composti che non ci piacciono. Quindi, voi capite che quando voi la ricevete vorreste avere un prodotto perfetto che è difficile, come ho detto, di avere sempre nella stessa quantità e nella stessa qualità. Tornando al cacao, il cibo degli dèi, Theobroma, diciamo che lui cresce non a livello del mare, non gli piace il sale, quindi deve essere a una certa altezza. Non so qui Parma quanto sia, comunque Milano potrebbe anche andare bene perché è circa sui 300 metri sopra il livello del mare. Però cosa gli manca? Gli manca il calore, ovviamente, perché Milano non è zona tropicale. Le piogge devono essere almeno 1250. Già Milano è sotto questo numero, però perché è circa sui 1000 millimetri all'anno. Quindi ci vuole caldo, niente sale, niente vento e tanta pioggia. Nella fotografia, come vi avevo anticipato, vedete che le cabossidi sono legate anche al tronco, che è un'eccezione, come dico, perché immaginate se noi riuscissimo a isolare i geni che portano al frutto sulla pianta,
Pensate solo alle ciliegie, potremmo fare un fusto diritto con le ciliegie attaccate. Quindi dal punto di vista industriale sarebbe un grosso vantaggio, ma dico per le ciliegie come per dire per il mele o altro frutto, perché basterebbe agitarlo un po' e la raccolta ovviamente sarebbe molto più semplice. Però questa distribuzione sul tronco non è legata a un gene che sarebbe facile trasportarlo. Sono tanti geni che si autoregolano e quindi la conoscenza oggi non ci permette di far quello. Comunque, il cacao è una pianta geneticamente abbastanza pura. Voi sapete, e avrete visto nelle vostre campagne, che non si semina il seme della mela o della pera o dell'albicocca, ma si prende un ramo e si fa, diciamo, nascere una pianta dal ramo. Perché se voi piantate, se avete una mela buonissima e piantate il seme, il gene che c'è, la parte cromosomica non è ben uniforme e quindi vi possono nascere delle piante con qualità e quantità, soprattutto di mela, molto diverse. Quindi le piante si propagano per talea, eccetera. Nel cioccolato invece potete fare un buco per terra con un legno, mettere dentro il seme, tornate lì dopo 3-4 anni. Non dovete fare niente, vedete che la pianta è cresciuta. In questa cabosside, questa specie di melone, trovate una quarantina di semi e, come dico, la produzione la fa caldo, le piante crescono velocemente. Dopo 3, 4, 5 anni siamo già quasi al pieno della produzione e può andare avanti 40 50 anni, vi ho detto, si raccoglie tutto l'anno con anche 3-4 raccolte, diciamo, per ogni stagione. Cosa si fa per andare avanti quando uno ha la nostra cabosside? Con un macete si spacca in due, si tira fuori l'interno, dove c'è questa placenta molto dolce che i bambini mangiano e poi sputano i semi, invece noi ci interessano i semi, e vengono ammonticchiati e fatta fermentare. Ovviamente è una fermentazione naturale, spontanea, non è che seminiamo dei lattobacilli o dei lieviti e così via. Però, cioè facendola fermentare, si forma del calore perché i microrganismi raddoppiano, ovviamente, raddoppiano o anche decuplicano il loro numero e quindi generano del calore. In questa fase praticamente la placenta viene rimossa, viene consumata, alcuni aromi cambiano e quindi dopo 6 o 7 giorni noi abbiamo quest'interno della cabosside che è fermentata e che può essere essiccata, perché qui abbiamo ancora un 60-70% d'acqua. Quindi vedete, se prendiamo il primo diagramma, vedete che nei primi 6 o 7 giorni prima si sviluppano dei lieviti, perché i lieviti si sviluppano molto rapidamente, poi si formano un po' di acido ascetico e poi altri batteri. Se voi aerate o rendete, diciamo, non aerate del tutto il vostro prodotto, si creano delle fermentazioni anomale, come vedete nel diagramma. Questa reazione che cos'è? È qui c'è il mucchio di cacao, badile alla mano, si sposta, si butta in aria e si butta di fianco. Così facendo voi capite che miscelate tutta la struttura. E andiamo più o meno nella seconda condizione di aerazione moderata, dove ovviamente si possono sviluppare quei sapori che noi desideriamo. Ecco, qui vedete prima e dopo la fermentazione, sopra vedete che c'era una certa quantità di placenta e dopo si è quasi consumata perché i batteri e i lieviti se la sono metabolizzata. Poi abbiamo l'essiccazione. Vi dicevo, quando siamo al livello precedente, dopo una settimana che l'abbiamo tagliata, abbiamo il 60-70% di umidità. Noi
perché non si sviluppino batteri, dobbiamo scendere sotto il 7%. Come si fa? Si stende per terra, qui siamo già fortunati che vedete c'è steso sotto un telo, ma non è sempre così, e lasciandolo al sole essica. Se piove è un problema perché si possono sviluppare delle muffe e dare quindi le micotossine. Però dopo la pioggia, in genere in questi paesi viene il sole e quindi tenderà a seccare un'altra volta. Quando io dico che un cioccolato può avere come massimo, ma è difficile stare sotto questi valori, un pelo e mezzo di topo per 100 grammi di cioccolato, tutti sono inorriditi. Ma voi capite che in questa zona qui girano serpenti, topi e così via. Quindi dovete capire tutta la storia, tutta ovviamente da quando è nato il cacao a come è stato lavorato. La spedizione avviene in sacchi di juta, di juta, poi per facilitare il lavoro magari questi sacchi vengono additivati di grasso e così via, ma lasciamo perdere queste ulteriori contaminazioni. L'importante è che vanno tenuti in ambienti separati e ricordarci sempre che il cioccolato assorbe tutti gli odori. Voi quando mettete un cioccolato aperto, scartato dentro in frigorifero e lo dimenticate dopo 15 giorni e lo tirate fuori e lo rimangiate, vi accorgerete che non riuscite a distinguere l'odore delle cipolle che c'erano in frigorifero o dell'arancio o delle banane, ma sentirete un sapore che non è più quello di cioccolato, proprio perché il burro di cacao assorbe tutti i grassi possibili e immaginabili. Quando ricevete le fave, ci sono dei criteri ovviamente di valutazione di tutte le caratteristiche che un po' abbiamo visto prima, no? Il numero delle fave per 100 grammi. Perché abbiamo detto quelle piccole, no? Quelle piccole vuol dire se ce n'è tante in 100 grammi, vuol dire che hanno poco burro di cacao. Quindi, come vedete, ci sono degli indici di qualità. Lo stesso è l'acidità. Se la fermentazione non è andata, è stata prolungata o non è andata per il verso giusto, voi avete dell'acidità totale o quella che si prende dopo che è stato evaporato le sostanze volatili molto molto elevata. E poi c'è ovviamente l'analisi sensoriale. Tutti questi indici vengono messi insieme e viene dato un valore al prodotto. Abbiamo detto che la cosa più importante è l'analisi sensoriale. Ecco, l'analisi sensoriale viene giudicata secondo questi descrittori. No, sapore cacao, acido, astringente, amaro, che ovviamente dopo un certo esercizio anche voi potete imparare a distinguere. E come vedete lì ci sono tre semi di cacao derivanti da tre zone diverse e vedete che ovviamente sono molto 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 diversi uno dall'altro. Qualcheduno mi chiede, ma in futuro riusciremo a dar da mangiare a tutti? Riusciremo a dare il cioccolato a tutti? Io dico di sì, perché vedete qui c'è un esempio di piante cosiddette ibride da quelle che invece vengono piantate tradizionalmente come il seme. Vedete che la resa è il doppio e in 5 anni già avete il risultato, no? E allora se andiamo a vedere nel mondo quanti ibridi coltivano, vedete sì che stiamo migliorando, no? Nei paesi nuovi, vi ho detto, l'Indonesia al 100%, ma noi abbiamo anche non so, il Camerun che è al quarto posto come produzione che è al 16%, non esiste ancora. Quindi in 3-4 anni si potrebbe duplicare. Quindi quando uno dice qual è il problema della fame nel mondo in futuro, dico è la distribuzione della conoscenza. Oggi abbiamo delle conoscenze per cui possiamo facilmente in tempi brevi raddoppiare tante produzioni. È chiaro che farlo c'è tutta una serie di ostacoli che non sono tecnici. Per valutare questi semi,
si fa il cut test, è una specie di ghigliottina che non ho trovato una fotografia, comunque si mettono su degli alveoli 100 semi e questa ghigliottina le taglia a metà. Tagliandole a metà si guarda al suo interno come sono questi semi, se sono dei semi doppi, se sono dei semi violetti, quelli color ardesia che hanno preso. Tutti questi sono degli indici di qualità negativa, quindi viene fatto dei calcoli, no? In base a quanti scarti, a quanti pezzi rotti, a quanti doppi, quanti piatti, eccetera, eccetera, tale da avere un indice che è 100 meno tutti questi prodotti cosiddetti penalizzanti. E quindi ci permette ovviamente di dare un valore al grano in entrata. Compare in fondo a destra nella bottom line, salmonella assente in 100 grammi, che questo è un must che poi vedremo e ripeteremo diverse volte. La composizione del cacao al suo interno dalla buccia, che poi vedremo, cerchiamo di eliminare, è sostanziale, perché dove sono i grassi? Lo vedete nella seconda riga, il 55% è la composizione del grano, mentre la buccia non ne ha praticamente il grano. Se guardiamo la fibra, è l'inverso, 2,6 nel grano e 16,5 nella buccia, cioè è tutta crusca, è tutta cosa che non ci piace, che quindi dobbiamo poi eliminare nel nostro processo produttivo.